Buongiorno carissimi amici web spettatori, carissime amiche web spettatrici, buongiorno, benvenute e benvenuti. Siete collegati con Salvo 5.0 Channel, chi vi parla è Salvo Mandarà in diretta da Abbiate Grasso. Oggi è martedì 4 marzo 2014 e sono le 9:38 minuti. Beh, allora io sono un po' tritato perché alla fine ieri, cioè ieri, stamattina sono andato a letto che erano le 3 abbondanti, perché ieri la troupe della 7 ha svuotato la sala di casa mia all'1:30. Poi anch'io avevo da rimettere a posto tutto il mio armamentario, ho letto anche un po' di tweet, un po' di commenti, eccetera, insomma, e poi ho mangiato qualcosa e poi sono andato a letto. Vabbè, comunque, devo dire che per quanto mi riguarda, l'esperienza di ieri sera è stata estremamente positiva, ma so bene che è complicato spiegare in modo chiaro perché è stata un'esperienza estremamente positiva. Perché devo dire che dai commenti che ho letto, pochi hanno capito, no, non è bello dire così, hanno capito, diciamo pochi condividono la potenza mediatica dell'esperimento che abbiamo fatto ieri e limitano la propria analisi al puro discorso di cosa Salvo Mandarà ha detto o non ha detto, cosa sia riuscito a dire o cosa non gli è stato permesso di dire, cosa si è dimenticato di dire e cosa ha detto. Cioè, molti, direi la maggior parte, hanno valutato quello che è successo ieri sera semplicemente come se io fossi stato ospite nello studio, avesse avuto l'opportunità di dire delle cose, ne ho dette alcune, non ne ho dette delle altre, non ne ho voluto dire o non ne ho ricordate delle altre ancora. Cioè, tutto quello che è successo ieri è stato valutato da moltissimi semplicemente come la partecipazione di Salvo Mandarà a Piazza Pulita. Per carità, anche questo approccio va bene, merita rispetto ed è condivisibile, e quindi magari in un'altra occasione, se volete, possiamo discutere di questo. Ma a me, che mi occupo di comunicazione, reputo, e lo dico perché me lo dite tanti di voi, quindi spero di non sembrarvi troppo presuntuoso nel dirlo, reputo di essere un innovatore, uno che cerca di fare qualcosa di particolare e di nuovo. Quindi, scusate, non vorrei sembrarvi arrogante o poco attento ai problemi, eccetera. Per carità, è ovvio che se faccio una cosa del genere devo stare attento a non passare dei messaggi sbagliatissimi e a danneggiare in modo irreparabile il movimento che, anche se io non voglio rappresentarlo, tutti per forza mi ci spingono con i piedi a rappresentare. Quindi, per carità, devo comunque garantire un minimo di tranquillità da questo punto di vista, ma la mia analisi va molto oltre l'aspetto puramente linguistico, cioè quello che viene detto durante la trasmissione. Perché faccio questo tipo di analisi? Ma perché forse da casa, sia se avete guardato tramite YouTube che se avete guardato tramite la televisione, non si è percepito qual è il grande messaggio, diciamo embedded, dietro, nascosto, che stava all'interno dell'operazione che abbiamo fatto ieri. Cioè, ieri facciamo finta per il momento che tutto quello che è stato detto non fosse stato detto, ok? Perché è una cosa un po' diversa. Cioè, io vorrei discutere del fatto che una televisione ha preso una troupe, ha mandato 7 persone con dei mezzi tecnici, quindi spendendo veramente una fortuna. E dico per fortuna che è una TV privata che tutto sommato campa con la pubblicità che gli inserzionisti gli pagano. Ma se fosse stata la Rai a spendere questo patrimonio di soldi per venire a casa mia a fare questa cosa, direi: cavolo, ma sono stati soldi spesi bene? Magari probabilmente no, perché poi alla fine, dal punto di vista della comunicazione, cioè per chi era a casa, non che conosce Salvo 5.0, ma fra il milione meno 500 che mi conoscono, che hanno guardato da casa, non so quanto
tutti questi qui si siano resi conto veramente di quello che è successo. Quindi, dal punto di vista della comunicazione, la domanda è: valeva la pena fare questa operazione? Ecco, invece, dal punto di vista strategico, cioè, dobbiamo andare nella strada di dire proviamo a fare questo matrimonio tra la TV e la rete? O dobbiamo dire, come io dicevo l'anno scorso, la TV è morta, diamole il colpo di grazia, facciamola morire più in fretta possibile? Questo è il dubbio. Io, fino a pochi mesi fa, dicevo la TV è morta, non dobbiamo avere nessun rapporto con la TV, dobbiamo farla morire lì. Oggi il mio pensiero si è evoluto, perché dico, la TV è moribonda. Noi abbiamo il potere di decidere se farla morire in fretta o se sfruttarla positivamente, accoppiandola alla rete, per creare una sinergia esplosiva che potrebbe far rinascere un modo di fare comunicazione pulito, cristallino e con molti meno vincoli, con molte meno schifezze di quelle che vediamo oggi. È ovvio che è un'operazione molto complicata, però secondo me vale la pena di tentare. Quindi, se la guardiamo in questo modo, io credo che i soldi che la 7 ha speso ieri per fare questa operazione non siano stati spesi bene, ma siano stati spesi benissimo, sia un investimento non solo per la 7 ma per l'umanità. Scusate se adesso vi sembrerà, dice, madonna, questo si sente come Armstrong quando ha messo il piede sulla luna, questo non è un passo per me ma per l'essere umano, per l'umanità. Ecco, scusate, sono megalomane, avete ragione, però veramente ieri è stato fatto un esperimento che secondo me dal punto di vista tecnico e della filosofia della comunicazione è riuscito benissimo, e l'esperimento è stato quello di portare questi due mondi che sono completamente staccati, non c'è nessun tipo di comunicazione possibile, perché io scriverò un documento in questi giorni su Facebook, una sorta di lettera aperta a Corrado Formigli, dove cercherò proprio di spiegare questo punto di vista, no, della difficile comunicazione fra la TV e la rete, per tutta una serie di ragioni, molte di queste puramente tecniche, altre invece ovviamente su come sono strutturati questi due mondi, la TV e la rete. Comunque, io trovo che l'esperimento di ieri sia stato una cosa veramente esplosiva, perché io mi sono reso conto delle grandi potenzialità che questa cosa ha, cioè il fatto di portare la televisione a un livello più vicino a quello della rete e viceversa. Ripeto, si dovranno fare dei grandi passi, soprattutto dal punto di vista tecnico, e quindi questo richiederà degli investimenti, per rendere questi due mondi un pochino più compatibili. Perché vi dico, ieri siamo stati dalle 14 alle 22, alle 21, impegnati per cercare di rendere questi due mondi possibilmente in comunicazione, e abbiamo dovuto fare delle rinunce, perché noi speravamo, per esempio, vi faccio solo questo esempio giusto per farvi capire, speravamo di poter mandare a Roma, alla regia di Roma, il segnale della mia uscita totale, cioè di quello che io trasmettevo su YouTube, che se ci pensate bene è una cosa banale, una stupidaggine pazzesca fare una cosa del genere dal punto di vista tecnico per il mondo del computer, tant'è vero che io mi ero già preparato, gli avevo fatto trovare tutto pronto per dargli questo segnale, in modo tale che loro potevano mandare magari per qualche frammento, per qualche secondo, le immagini di come io uscivo su YouTube. Bene, alla fine, dopo 6 ore di lavoro, certo non per fare solo questo, ma comunque dopo tante ore, abbiamo dovuto rinunciare, perché gli standard dei segnali televisivo e consumer, quello del computer, non sono fatti in modo tale da potersi parlare fra di loro, e quindi il tentativo che abbiamo fatto è fallito miseramente, perché il segnale che io gli davo, nonostante fosse ad altissima definizione, io gli davo un segnale praticamente da 1920x1280, mi pare, no? Comunque, insomma, la classica full HD di una scheda video, che è una scheggia che ho appena comprato, fra l'altro. Ebbene, questo segnale, visto nel loro monitor dopo la conversione,
faceva schifo, non si capiva niente, non si, proprio era uno schifo. Abbiamo detto no, non possiamo mandare a Roma questo segnale perché la regia non lo manderà in onda mai, perché faceva veramente pietà dal punto di vista tecnico. Ecco, questo per farvi capire, quindi alla fine abbiamo dovuto rinunciare e infatti Roma mandava solamente le immagini delle loro due telecamere. Questo è solo un piccolo esempio, ma potrei farvene altri 100 dal punto di vista dei microfoni, dei segnali audio, eccetera, 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 che dimostrano che questi due mondi sono lontanissimi, anni luce, e dobbiamo farli avvicinare. E questo è solo l'aspetto tecnico. Poi c'è tutto l'aspetto invece ovviamente politico di come vengono fatte le cose, per esempio del fatto che non hanno capito, no? Non hanno capito la potenzialità di fare intervenire nella trasmissione loro, quella televisiva, anche per pochi secondi, qualcuno dei miei ospiti. Questo è qualcosa, è un'opportunità, secondo me, che la 7 ha perso. Secondo me non per cattiveria, ma perché non hanno capito la potenza che questo potrebbe aver avuto per loro. È stato un peccato, perché io avevo ospiti. A parte che poi c'è stata un'imprecisione, praticamente non ho capito bene se Alessandra Buccini o da Roma qualcuno ha detto che i miei ospiti nella mia trasmissione erano militanti del Movimento 5 Stelle. Tant'è vero che pare che molti abbiano massacrato mediaticamente Valentina Spata per dire: ah, ma allora sei diventata grillina, eccetera, eccetera. Vabbè, a parte questa imprecisione, che non ho capito bene se l'ha commessa la giornalista che era a casa mia o chi era in studio a Roma. Comunque resta il fatto che si sono persi una grande opportunità. Sarebbe stato, secondo me, dal punto di vista mediatico, una cosa incredibile far vedere, magari per pochi secondi, Paolo Ferraro, oppure Carmine Parisi, oppure Antonio Domino, oppure Valentina Spata. O addirittura pensate se potevo andare in onda con loro mentre ero al telefono con la senatrice Saggese. Ecco, questa per me è stata un'opportunità persa, ma secondo me non lo hanno capito, perché mi hanno detto: tu nella tua trasmissione fai quello che vuoi. Quindi quando io ho detto mi ha contattato il magistrato Ferraro, vorrei invitarlo, voi che ne dite? Mi hanno detto: no, no, ma tu nella tua trasmissione puoi invitare anche Belzebù. Però nessuno di loro, neanche Gesù Bambino, partecipa alla trasmissione televisiva. Quindi questo dimostra, secondo il mio parere, che non hanno capito la potenza di questa cosa. Poi un'altra cosa che abbiamo perso era la possibilità di leggere in diretta qualche commento, ma purtroppo i tempi televisivi sono quelli che sono. Quindi queste sono tante dimostrazioni del fatto che questo matrimonio è veramente difficile. Ma ormai la strada l'abbiamo aperta. Qualcuno mi ha criticato moltissimo perché io ho fatto dei commenti positivi per la conduzione di Formigli e per l'esperimento in generale, e sono stato criticato anche per aver detto a Pippo Civati: ciao Pippo, ti stimo tantissimo. Bene, vediamo cosa dire su questo. Allora, queste cose le scriverò nella mia lettera aperta a Formigli. Non ho detto e non penso, qualunque cosa abbia detto, qualunque cosa si sia capita ieri, dico adesso in diretta che io non ritengo che la conduzione di Formigli sia stata bella tout court. Non ho detto questo, e se qualcuno, e se magari ho detto delle cose che qualcuno ha interpretato in questo senso, rettifico, assolutamente non dico questo. Secondo me anche ieri la conduzione di Formigli ricalca lo stile Formigli, quindi dal punto di vista dell'informazione io sono, continuo a essere molto critico sul modo di Formigli di fare informazione. Ecco, non faccio sconti. Il motivo per cui comunque ho dimostrato apprezzamento è per una serie di altre ragioni, diciamo strategiche. Primo, aver avuto il coraggio di fare il collegamento che abbiamo fatto ieri. Che ne pensiate, qualunque sia la cosa che voi pensate su questo, comunque quello di ieri è stato un esperimento nelle modalità di ieri, diverso da quando la 7 è venuta a casa mia con Mia Ceran, di quando io sono andato da Luca Telese, di quando sono andato a Radio 24, eccetera, eccetera. Quindi questo di ieri è stato un esperimento completamente nuovo, secondo me è la prima volta che succede, anzi ne sono certo, perché il caposquadra di ieri è da 22 anni che fa questo lavoro e mi ha garantito che una cosa del genere in Italia non è mai stata fatta, e secondo me non solo in Italia. Quindi il fatto che Formigli abbia avuto il coraggio, fra virgolette, di fare una cosa del genere, già questo per me è un merito, ok? Poi
Un'altra cosa che io devo dire, perché io voglio comportarmi, cioè voglio dire, non ho paura di dire quello che penso. Ecco, Formigli nei miei confronti ieri sera è stato molto corretto. Scusate, io su questo punto voglio essere molto chiaro e molto preciso, e anche al limite della pedanteria. Perché vedete, mi hanno rimproverato quando sono andato da Luca Telese: stai attento che quello lì è un giornalista del sistema. Alla fine, come si è comportato Luca Telese nei miei confronti? Questo è quello che conta. Molti: ma come, vai a Piazza Pulita? Non vi dico, addirittura un mio amico che non aveva capito che era un collegamento e che io avrei avuto ospiti, esponenti non del Movimento 5 Stelle, pensava che io fossi in studio insieme a Battista, Tacconi, eccetera. Addirittura gli erano rizzati i capelli in testa. No, perché capelli non ne ha questo qui. Comunque, insomma, era preoccupatissimo. Mi ha telefonato alle 7 del mattino per dire: ma che cazzo stai facendo? Quindi lasciamo perdere. Però dico, nei rapporti tra me e lui, ieri Formigli è stato di una correttezza esemplare, e io di questo gli darò atto sempre. Continuo a criticare il suo modo di fare giornalismo. Anche ieri, secondo me, avrebbe potuto gestire in modo diverso la trasmissione, e se me lo chiederà, magari glielo dico. Non credo che me lo chiederà, però magari glielo dico. Resta il fatto, però, che ieri è stato molto corretto. Per esempio, voglio fare un confronto. Io avevo e continuo ad avere una stima, una buona stima di Alessandro Milan. Ok? Bene, io lo seguo da tanto tempo su Radio 24 e mi piace molto come fa il suo lavoro. Però, in quel frammento in cui ero in studio da lui e mi ha fatto trattare in quel modo da quell'individuo, che per fortuna, guarda caso, era in studio anche ieri, ma per fortuna se n'è andato prima del collegamento. Ecco, in quel frammento Alessandro Milan nei miei confronti non è stato corretto, ok? Per tutto il resto è stato corretto, è stato squisito, gentilissimo. Io, se lui si rendesse conto di questo mio malessere per quel frammento, sarei pronto a riprendere il dialogo con lui, che purtroppo invece è stato interrotto brutalmente, e mi dispiace moltissimo. Io sarei pronto a riprendere il discorso, perché sono sicuro che non l'ho fatto di proposito, perché lui è molto amico di Forchiello, Forchiello, Forchielli, come cazzo si chiama, non mi ricordo mai, e quindi, diciamo, si è fatto un po' prendere la mano. Sono sicuro che non l'ha fatto di proposito e sicuramente non era stato premeditato. Quindi io sono pronto a mettere una pietra sopra su quello spiacevole, frammento di trasmissione, perché, ripeto, è stato solo un frammento. In tutto il resto della trasmissione, anche Alessandro Milan è stato di una correttezza esemplare. In quel frammento in cui ha permesso a quell'ospite lì di trattarmi in quel modo, non è stato corretto nei miei confronti. E questo io lo dico. Invece ieri, cazzo, Riccardo, Corrado Formigli è stato corretto al 100% nei miei confronti. Lasciamo stare come ha condotto la trasmissione, le informazioni che ha fatto passare, quelle che non ha fatto passare. Spero di essere stato chiaro con questa spiegazione così, così lunga e prolissa. Quindi, concludendo, vorrei dire: qua c'è stato un incidente, siamo bloccati, mannaggia la miseria. Oggi speravo di arrivare in ufficio un po' prima del solito, e invece, o per un motivo o per l'altro, devo arrivare sempre tardi. Porca trottola. Siamo proprio bloccati. Anzi, adesso spengo pure il motore, vado, faccio questi 2 metri che mi separano dalla macchina davanti, e spengo il motore, perché tanto siamo fermi. Quindi, stavo dicendo, che per me l'esperimento è perfettamente riuscito dal punto di vista tecnico, perché, nonostante tutti gli impedimenti che ho descritto prima, alla fine ce l'abbiamo fatta, ha funzionato tutto. Le immagini erano di ottima qualità, sia quelle in streaming che quelle in TV. Quindi io sono estremamente soddisfatto. E quello di ieri è stata una prima pietra per qualcosa che si può costruire tutti insieme, per portare la rete e la TV su piani vicini, in modo tale da poter addirittura fare un ponte e far lavorare queste due realtà completamente diverse l'una con l'altra. Questa è la mia opinione. E io vi ricordo una cosa: anche se io, da quando ho deciso di fare il reporter a tempo pieno, ho voluto di proposito staccare il cordone ombelicale che ancora mi teneva legato al Movimento 5 Stelle e allo staff. Io sono un elettore, continuo a ritenermi un attivista, ma voglio staccarmi perché voglio essere un osservatore che guarda dall'esterno e non dall'interno. Sebbene abbia rapporti personali, amicali, fraterni con alcuni, con tantissimi del Movimento 5 Stelle. Quindi questo ovviamente continua.
E invece, nonostante questa mia decisione di staccarmi un po', tutti continuano a vedermi come rappresentante del Movimento 5 Stelle, eccetera. Spero che nel tempo, magari fra un anno, fra due o fra 3 anni, questo concetto riesca a passare, cioè che io voglio essere un reporter indipendente. Detto ciò, le cose positive sono tantissime che io ho imparato e ho fatte mie di quelle che dice Beppe. Io cerco di metterle in pratica tutti i giorni. Io magari a volte sono un po' critico. Per esempio, ieri avrei voluto dirlo anche in trasmissione, poi visto come la piega che aveva presa la trasmissione, ho detto no, perché devo dare un ulteriore punto a vantaggio di questi quattro qui? Non è essenziale questa cosa, me la sono tenuta per me. Ma per esempio sul voto delle espulsioni, una cosa che io non ho trovato corretta è quella del voto a pacchetto unico. Cioè io avrei voluto che si votassero le espulsioni singolarmente, cioè vuoi espellere Orellana? Sì, no. Vuoi espellere Battista? Sì, no, eccetera. Cioè uno per uno, così come hanno fatto peraltro nella riunione dei parlamentari. Invece, secondo me, l'errore è stato, uno, fare questa votazione in questo momento, o si faceva 3 mesi fa, o ormai si aspettava dopo le europee, meglio 3 mesi fa comunque. E poi fare il voto singolarmente, cioè farlo insieme anziché singolarmente. Per me era da fare singolarmente. Detto questo, però, scusate, questo per dire che io ho anche delle posizioni critiche nei confronti di quello che fa lo staff. Invece, un insegnamento che non dimenticherò mai, dovessi campare 230 anni, è quello che Beppe dice: non facciamoci usare dalla televisione, usiamo la televisione e i media in generale. Bene, io ho la sensazione che con l'operazione di ieri, io e con me tutti voi che mi supportate abbiamo usato la televisione, ma non in senso negativo, cioè che siamo stati, diciamo, degli approfittatori. No, nel senso che abbiamo permesso a noi stessi, attraverso la televisione, di dare una bella spinta alla rete e abbiamo cercato di creare un link che potrebbe permettere in futuro di far sopravvivere la televisione e di far crescere la rete e arrivare magari fra 10 anni a un'entità ibrida che sarà un po' TV e un po' rete. È un processo che è già cominciato, no? Ci sono le smart TV, tu colleghi il cavo internet e la TV diventa come un computer. Quindi ci sono già dei passi, ma dovremmo arrivare molto molto più avanti in questo. E ovviamente per arrivare a questo ci vuole la banda larga, perché io finalmente da ieri posso fare una trasmissione in streaming con una qualità degna di questo nome. A proposito, approfitto per ringraziare Sitmar ancora una volta. Però, per esempio, tutto sommato, dal punto di vista puramente tecnico, il fatto che non mi abbiano permesso di mandare in onda i miei ospiti, dal punto di vista tecnico ci sta, perché in effetti le immagini che mi arrivavano da tutti i miei ospiti non erano allo stesso livello delle mie. Erano tutti con una risoluzione un po' scarsa, l'audio a volte andava e veniva, soprattutto quello di Antonio purtroppo. Si capiva quasi tutto, però quello di Antonio a volte andava e veniva. Pazienza, chiusa parentesi. Quindi, insomma, ce n'è di strada da fare, ma per fare questa strada ovviamente ci vuole la banda larga, che non è la banda delle larghe intese di criminali che ci governano, la banda larga, anche loro sono una banda di larghe intese. No, la banda larga di cui parlo io, finalmente forse ci muoviamo, la banda larga di cui parlo io è la banda della rete, quindi quella che potrebbe permettere di fare non solo uno streaming finalmente di buona qualità come quelli che da ieri posso fare io, ma anche dei collegamenti con gli ospiti di buona qualità. Ecco, quindi la banda larga. Questo ovviamente è una condicio sine qua non per poter portare a termine il matrimonio TV-rete. Va bene, forse ho parlato anche troppo, come sempre. Porca miseria, 24 minuti. Va bene, carissimi amici, io vi ringrazio di essere stati qui. Oh, scusate, oggi non ho guardato la chat. Vediamo un po' che cosa dite. Madonna mia. Ma quanto avete scritto oggi? Poi sono piccoli. Ma guarda questi disgraziati di Ustream che con questa nuova chat non si capisce niente. Allora, buongiorno a tutti. Ieri salvo, serata stupenda. Grazie. Carolina Vocino. Poi Andrea Prosperi, ciao salvo, buongiorno. Giovanni Reale, ciao salvo. Elvio Lepore, buongiorno a tutti, ma non vedo nulla. O capperi. Pampina Live, ciao a tutti. Veronesi Tiziana. Salvo, non riesco ad entrare nella chat, cosa devo fare? E come stai scrivendo? Ah no, la chat del mio blog? Niente, devi seguire il link chat, poi devi mettere un nick a tua scelta, per esempio Veronesi o Tiziana, clicchi ok e a quel punto dovresti entrare.
Io faccio così, se non entri, non lo so, potresti avere qualche problema di plugin, qualcosa, non lo so, non sono esperto. Se non riesci a entrare, prova a farti aiutare da qualcuno veramente esperto di computer, che purtroppo non sono io. Beppe Forever, salvo, per te che figura hanno fatto i tre ex cittadini 5 Stelle ieri? Ah, per me hanno fatto la figura che meritavano, ma non voglio andare oltre. Elio Matacena, ciao salvo, buongiorno. Scusate, ma voi vedete, dice Elvio Lepore? Ecco, gli risponde Tiziana, Elvio, sì, vedo. Sì, si vede un po' a scatti, ma si vede. Ragazzi, adesso non sono col satellite, eh. Certo, potrebbe essere un'idea quella di mettermi una parabola qui sul tetto della macchina. Elvio Lepore, sì, si vede bene. No, no, si vede. Sì, bene, si vede, ok. Poi Elio Matacena, ovvero la TV è stuperata per una parte della gente, probabilmente meno co e poi non si legge più. Elvio Lepore, Tiziana Veronesi, grazie, ma ho problemi, però sento. Vabbè. Beppe Forever, salvo, non sapevo di ieri, ma sei stato grande. Uè, esagerato, grazie. Elvio Lepore, prova a ricaricare la pagina F5. Prosperi Andrea, grazie, risolto. Perfetto, quindi il suggerimento di Andrea è stato utile. Elvio Lepore, fai F5. Tiziana Veronesi, grazie. Salvo, secondo me è piaciuto pure a Formigli l'esperimento. YouTube da 7. Sì, sono convinto anch'io, a giudicare dei sorrisi che faceva alla fine. Hai ragione. Ieri bellissima serata, mi è volata e anche soddisfatto per tanti nuovi iscritti. Oh, che carino, grazie Elvio, sono d'accordo con te. Chiara Cra. Internet e TV sono due mezzi incompatibili anche negli intenti. Sei stato fortissimo, grazie. Elvio Lepore, il grande Paolo, ascolti più del ridicolo Sanremo. Ah, ascolti, eh sì. Sei stato grande ieri sera, salvo. Ma ragazzi, secondo me esagerate. Democratico verso Civati. Madonna, no, scusate, ma temo di non riuscire a leggerli tutti, perché fra l'altro c'ho il sole. Madonna, quanti sono. Vi chiedo scusa, ne ho letti un bel po'. Chiedo veramente umilmente scusa a coloro. Ecco, c'è Mick Aurora. Anche io inizialmente non volevo il pacchetto unico, poi li ho visti tutti e quattro e ho. Ok, e ho votato, immagino sì. Se ci fosse stato il voto separato, tu avresti salvato qualcuno di loro? Bella domanda, Mick. Allora, ti dico la verità. Visto che il voto era unico, non ho avuto voglia di andarmi a informare su uno di loro quattro che onestamente non conoscevo per niente. Quindi, se io fossi stato costretto a votare singolarmente in quella data, in cui non ero informato su uno dei quattro, su quello mi sarei astenuto, non importa dire qual è quello dei quattro, perché tanto ora che invece mi sono informato avrei votato sì per tutti e quattro, ok? Però in quel momento specifico uno di quei quattro non avrei votato no, mi sarei astenuto perché non avevo elementi per prendere una decisione, ok? Quindi questo è il motivo per cui secondo me i voti dovevano essere separati. Tutto qua. E poi Davide dice: ciao Salvo, ieri mi sarebbe piaciuto tanto che intervenisse Paolo. Sì, carissimo, lo so, ho visto tantissimi commenti in chat, non so se erano tuoi o di qualcun altro che comunque la pensava come te, ma come ho spiegato sia ieri, ma l'ho spiegato anche oggi in questa diretta, che forse tu non hai visto perché magari sei arrivato più tardi, questa è stata una delle condizioni a cui ho dovuto sottostare, cioè. L'unico che poteva, che era legittimato a intervenire nella diretta televisiva era il sottoscritto. Voi non mi crederete mai, ma ho provato a cambiare questo punto da giovedì fino a ieri, 2 minuti prima di entrare in onda. Ci ho provato con Alessandro Sortino, ci ho provato con Antonino Monteleone, ci ho provato con Alessandra Buccini, ci ho provato con la regista Micaela, ci ho provato con tutti quanti, ma non c'è stato verso. È stato un punto in cui non si sono fatti convincere, adducendo come motivo il fatto che non potendo presentare prima gli ospiti, per il pubblico televisivo sarebbero stati visti come degli alieni, dice, e mo questi chi sono? Cioè il pubblico televisivo non avrebbe capito. Secondo me si sbagliano. Perché loro sono un po' come i politici che dicono: ma noi di questi argomenti non possiamo parlare con il popolo perché ritengono il popolo coglione che non capisce niente. D'altronde, in effetti, un po' ragione hanno, visto che il popolo ancora in parte vota i partiti. Ma chiusa parentesi. Quindi, invece, secondo me si sbagliano.
se la conduzione fosse stata fatta in modo diverso, i quattro miei ospiti, anzi con la saggezza i cinque, avrebbero potuto intervenire o sarebbero potuti, guardi, a volte con la coniugazione con gli ausiliari ho dei dubbi pazzeschi. Comunque, insomma, poteva essere data loro l'opportunità di partecipare. Ma ripeto, ognuno comanda a casa propria. A casa mia mi hanno lasciato liberissimo di fare la mia diretta come volevo. A casa loro hanno deciso loro e credo che sia anche legittimo. Quindi credetemi, ci ho provato in tutti i modi, con tutte le persone che ho avuto a tiro e per 4 giorni di seguito, ma non sono riuscito a cambiare questo punto. Figuratevi se io non avrei voluto Paolo in diretta. Forse non vi ricordate, ma quando sono andato da Luca Telese, io ho tirato fuori con un salto mortale triplo carpiato Paolo Ferraro, perché noi eravamo lì per parlare del sistema, eccetera. Prima ho fatto entrare il discorso Paola Musu, delle denunce, eccetera. Poi abbiamo parlato di Imposimato, che parlava dei poteri forti e quindi del fatto che il Bilderberg, secondo Imposimato, sia dietro la strategia delle tensioni, le stragi, eccetera, eccetera. E da lì ho detto, ma c'è anche un altro magistrato che dice queste cose, pum! E io ho buttato il carico da 11 e ho parlato di Paolo Ferraro. Quindi, carissimo amico mio, adesso ho chiuso la chat, non mi ricordo il tuo nome. Figurati se io non avrei voluto far intervenire sulla 7 Paolo Ferraro, ma avendo firmato comunque una liberatoria, un contratto e soprattutto volendo continuare nell'esperimento, non mi posso bruciare. È chiaro che se io avessi fatto un colpo di mano, tacchete, ti mando in onda Paolo Ferraro, loro in 3 secondi chiudono il collegamento e a quel punto il matrimonio fra rete e TV, almeno per quanto riguarda questo esponente della rete, è chiuso forever. Ok? Quindi noi dobbiamo cercare di essere anche un po' strategici e lungimiranti. Secondo me ieri è stata una bella operazione. Io nell'intervento finale molti in chat mi chiedevano di recuperare, per esempio, il fatto che io, e qua chiedo scusa, mi cospargo il capo di cenere. Quando mi hanno indicato in rete, per esempio, Laura Bottici, anzi Laura mi ha scritto un SMS veramente, e molti in rete a livello di spam mi scrivevano: "Ma come non conosci l'ex? Ma come non conosci l'ex? Ma come non conosci l'ex?" Non la conosco, cioè sapevo che c'è un sistema all'interno del portale per gli iscritti per discutere le leggi, eccetera, eccetera, però dal mio punto di vista questo sistema non è ancora integrato con il discorso del voto, cioè dal punto di vista mediatico il processo è da migliorare, ok? Anche perché va bene, sulla legge elettorale all'inizio si deve discutere su dei pilastri che devono essere necessariamente visti in modo digitale, maggioritario o proporzionale, con correzione o senza correzione, circoscrizioni grandi o circoscrizioni piccole, eccetera, eccetera. L'ex eventualmente può essere utilizzato in una fase successiva, cioè nel momento in cui c'è una proposta di legge, quindi con i vari articoli, eccetera, allora a quel punto si può usare l'ex per discutere in dettaglio le varie parti che compongono la legge. Io ammetto la mia ignoranza, cioè sapevo dell'esistenza di un sistema così, ma voi sapete, magari non vi fidate, pensate che sono uno stronzo, pensate quello che volete, ma io con i nomi. Lo sapete che sbaglio, cavolo? Nella locandina ho scritto Riccardo Formigli invece di Corrado Formigli. Quindi io il nome Lex non me lo ricordavo. Quando mi hanno scritto il messaggio, Salvo parla di Lex, ho cercato di chiedere, ma ormai era troppo tardi. Ma che cazzo è sto Lex? E quindi non ne ho parlato. Quando, certo, abbiamo parlato del fatto, non mi ricordo se è stato Formigli a chiedermelo, ma lei cosa pensa di quello che ha detto il blogger, che si vota solamente per punti A, B o C, eccetera, eccetera. Certo, lì ci stava, c'è anche un sistema che permette di discutere in dettaglio, eccetera, eccetera. Però vi dico, io ripeto, mi cospargo il capo di cenere e chiedo scusa, ma vorrei dirvi che se io non mi sono ricordato di questo sistema, primo perché non l'ho mai usato, e vabbè, questo potreste dire è un problema tuo. No, secondo me però anche un attenuante, cioè dal punto di vista mediatico non si è mai parlato abbastanza di questo Lex. Voi dovete prendervi l'abitudine di non considerarmi solo un attivista, solo un grillino della prima ora. Provate a considerarmi anche un reporter. Quindi magari sono un pessimo reporter perché non mi sono informato adeguatamente, ma se io
non mi sono ricordato di parlare di Lex è perché forse dal punto di vista mediatico non è stato pompato a sufficienza e soprattutto, questo lo dico con certezza, vero, tutti coloro che hanno il diritto di votare alle domande digitali proporzionale maggioritario hanno anche l'opportunità di interagire con Lex. Ma quante volte sul blog è stata lanciata la cosa? Stiamo parlando della legge elettorale sull'ex, stiamo parlando della legge sul reddito di cittadinanza sull'ex. Quante volte è stato fatto? Secondo me mai. Se poi mi sbaglio, chiederò scusa ancora una volta e a maggior ragione, fra l'altro. Però ho la sensazione che non sia stato fatto. Quindi, non perché voglio avere ragione a tutti i costi, assolutamente no. Ho già chiesto scusa e lo ripeto per la quarta volta. Chiedo scusa per non essermi ricordato di questo cacchio di Lex. Però, secondo me, dal punto di vista mediatico, non è stato parlato abbastanza. Non se n'è parlato abbastanza. E quindi, forse su questo punto, dovremmo migliorare. Cioè dovremmo, lo staff dovrebbe migliorare in modo da rendere tutti partecipi del fatto che Lex permette a tutti quanti di discutere e non è solo una cosa digitale con le pilloline, pillola blu, pillola rossa, ecco, per farla in modo molto sintetico. Va bene, carissimi amici, io sono arrivato, l'ho fatta veramente lunga, cavolo, 36 minuti. Permettetemi di salutare ancora una volta il partner per le comunicazioni satellitari Sitmar, che ringrazio ancora una volta perché vi dico, ma sapete quanto è bello fare una diretta e non leggere più i commenti? Salvo, va a scatti! È una roba meravigliosa. Non mi riferisco a questo mi scappa la diretta, mi riferisco alle puntate da casa come quella di ieri sera. È tutto ragazzi, vi lascio un abbraccio, grazie infinite, vi voglio tanto bene e ci vediamo credo domani sera, anche se ancora sono in grande imbarazzo perché non ho fatto praticamente nulla per la preparazione della puntata di domani, quindi sono veramente in impasse, ma qualcosa spero di inventarmi insieme al supporto di tanti altri. Un abbraccio a tutti, ciao, a domani.